Buonasera. Aiosa, Antonioli, Boccia, Presente. Caponi, Chitò, Cremonesi, Presente, adesso. De Noia, Di Stefano, Presente. Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, La Miranda c'è. Landù. La Ma Miranda. Adesso certo, la Miranda. no. Prendo La una nota. Miranda. Ah. Landucci. Per il momento sono assenti, Sono come ho assenti, detto. sì. Nossa. Pastorino. Pavan. Assente. Pennasi. Assente. Pietra. Rivolta. Romagnello. Teormino. Titaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. La Miranda è rientrato. Quindi la Miranda. Quindi presenti. Certo presenti. Allora risultano consiglieri presenti 18, assenti 7. La seduta è valida. Risultano assenti giustificati i consiglieri Di Stefano, Tittaferrante, Pennasi e Pavan. Quindi stasera non ascoltiamo l'inno nazionale perché non è previsto. Volevo salutare i revisori, dottor Sironi e dottor Repossi, buonasera, e naturalmente i dirigenti e il personale, grazie. Allora, riprendiamo la seduta con la prosecuzione della discussione generale, nel rispetto dei tempi a disposizione per ogni gruppo consiliare. Chiesto la parola il consigliere Torraco, ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente. Voglio ringraziare il Sindaco, gli assessori e tutta l'amministrazione per il lavoro svolto in un periodo così difficile con una crisi interminabile. Più volte ci viene detto di vedere una luce in fondo al tunnel, poi ci rendiamo conto invece che quella luce sono fari di treni colmi di debiti e cattive notizie, pertanto costretti ad azioni e decisioni entro i limiti economici imposti, come poc'anzi detto, dalla recessione, per non chiamarla addirittura depressione. Vi ringrazio anche e soprattutto per essere stati capaci, nonostante i minori trasferimenti che in 4 anni sono passati da 22 milioni a 7, compensati da 3 milioni a 7 di IMU per l'anno scorso e 2 milioni per quest'anno. Tra l'altro va anche detto che non sappiamo ancora come andrà a finire, e che il Comune si fa esattore per conto di Roma, perché come voi sapete il 50% del ricavato va allo Stato. Paventiamo purtroppo altri tagli, oltre a quelli già effettuati, e i comuni italiani, compreso il nostro, sono per poter assicurare i servizi essenziali ai propri cittadini, devono contare solo su IMU, che come poc'anzi detto in forze, e IRPEF. IRPEF che la nostra amministrazione, per evitare ulteriori tassazioni locali, lascia ferma la 06 con un'esenzione a 18.000 euro. Nonostante ciò, la nostra amministrazione si impegna a mantenere i servizi essenziali rivolti a tutti i cittadini, ai minori, agli adulti, alle famiglie, ai disabili e agli anziani. Servizi che da sempre hanno caratterizzato e contraddistinto l'amministrazione che hanno governato questa città. I continui tagli del governo e gli enti locali pongono in seria difficoltà la costruzione di un bilancio comunale, bilancio che per volontà e scelta di questa amministrazione si approva in questi giorni. Si poteva derogare e traccheggiare con gestioni in dodicesimi e dodicesimi, praticamente a vista, ma la serietà di questa amministrazione ha deciso di voler governare questa città con una giusta pianificazione delle spese in relazione alle entrate,
rispondendo alle necessità della popolazione e alla tradizione della città. Il bilancio redatto dalla Giunta è frutto di una corposa e attenta revisione di tutti i capitoli di spesa. Si è risparmiato sulle spese meno necessarie e si è difeso l'essenziale. Il lavoro, i servizi sociali, la scuola, la tutela dei disabili ed anziani. Il momento è difficile per tutti, ma la priorità resta il lavoro, il vero motore della nostra società. È infatti nel lavoro e col lavoro che si genera crescita, innovazione, sviluppo, diritti, tutela e benessere. A tale proposito, la nostra amministrazione ha instaurato un fondo di solidarietà per il lavoro di 100.000 euro per sostenere i sestesi che hanno perso il lavoro per l'attuale crisi economica, un fondo che sta aumentando con l'aiuto di tutti. Altre azioni forti per incentivare il lavoro e lo sviluppo economico è aver favorito l'insediamento dell'Alstom nell'area Vulcano a Sesto. La multinazionale Alstom sta realizzando il più importante centro di ricerca a livello mondiale sui superconduttori di energia. Con questo insediamento si potranno generare più di 150 posti e in questi giorni addirittura ho letto di circa 300. Più ne arrivano, meglio è. Questa opportunità di questi tempi non è poca cosa. È troppo facile criticare e dichiarare di non aver fatto bene o nulla o poco. Anche noi piacerebbe avere risorse finanziarie per sostenere tutti e per investire di più a Sesto San Giovanni. Ma viviamo, come poc'anzi detto, in un periodo di grave crisi economica, tutta l'Europa è in crisi. Siamo comunque riusciti, oltre che a mantenere i servizi, anche a far partire in parte e realizzare alcuni progetti, ne cito alcuni. L'ISEE istantaneo, uno strumento che ricalcola subito la situazione economica di una famiglia in caso di perdita di lavoro o di entrate ridotte, per pagare meno i servizi comunali. Questa delibera, lo voglio dire, per volontà del sindaco è stata una delle prime approvate da questo Consiglio. Il tavolo del commercio per mettere ordine e rilanciare l'attività commerciale, pasti solidari erogati alle persone in difficoltà attraverso la mensa comunale e tanti altri, ne possiamo contare almeno una cinquantina. È sufficiente andare per i quartieri dove il sindaco e la giunta sta girando per dialogare con i cittadini per rendersi conto di quante attività sono state svolte da questa amministrazione. Colgo l'occasione per evidenziare l'impegno dei dirigenti e collaboratori e per ringraziarli. Concludo il mio intervento senza entrare troppo nei particolari. Lo hanno già fatto bene chi mi ha preceduto ieri nelle relazioni. Voglio solo sottolineare e affermare un principio insegnatomi dai miei genitori, ed è quello di vivere la vita in base alle proprie possibilità, senza fare cose e spese che poi non possiamo onorare. In buona sostanza, essere capaci di coniugare la consapevolezza dei propri mezzi senza annegare nell'indebitamento che la ristrettezza e i tagli del governo e delle regioni ci impongono e riuscire a far fronte a necessità primarie. Per nostra fortuna, questa amministrazione, con molta intelligenza, prudenza e sempre nel rispetto di tutti i cittadini, con questo bilancio ha applicato tale principio. E di questo dobbiamo rendere merito al nostro sindaco e a tutti i nostri assessori, ed in particolar modo all'assessore al bilancio, Virginia Montrasio, che ha saputo gestire in modo egregio le poche risorse a disposizione. Grazie. Grazie al consigliere Torraco. Ha chiesto la parola il consigliere De Noe. Ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente. Ogni giorno abbiamo davanti agli occhi i danni che la recessione in questi anni ha portato al nostro Paese. Questo è un Paese immobile, che per troppo tempo tutte le parti sociali hanno contribuito a cristallizzare in una dimensione che non desiderei a definire fuori dalla realtà. Parlo convintamente di tutte le parti sociali, perché in questi anni nessuno è riuscito o ha voluto fare la sua parte. Le aziende italiane hanno preferito investire delocalizzando le loro unità produttive nei paesi del lontano est, cercando di combattere la concorrenza asiatica sui prezzi della manodopera. Hanno provato a spiegarci che un operaio cinese aveva una paga oraria all'incirca pari ad 1,50 euro l'ora, un vietnamita di 0,85. Hanno cercato di convincerci che i lavoratori dipendenti in Italia costano troppo.
I lavoratori hanno subito, hanno visto cannibalizzare i propri diritti in nome della produttività e della flessibilità, dei davanti ai quali le politiche più liberiste che liberali, più liberiste che liberali, si è deciso di sacrificare il patrimonio manifatturiero nostrano. I lavoratori si sono troppo spesso seduti ad attendere tempi migliori, invece di cercare riscatto e dignità rendendo migliore la propria preparazione e appetibile il proprio curriculum. Abbiamo assistito impotenti alla trasformazione del mercato del lavoro e alla rinuncia di un welfare sostenibile, una trasformazione che porterà negli anni futuri a capire ancor meglio che ci siamo totalmente disinteressati del bene comune e quindi di noi stessi. I governi che si sono succeduti hanno dapprima puntato ad una politica sempre più assistenziale, cercando di mantenere l'insostenibile peso che un debito pubblico come quello italiano, che è ormai sforato da tempo i 2.000 miliardi di euro, sta condannando i cittadini presenti e futuri ad una vita di rinunce. Hanno tentato di illuderci, hanno tentato di farci credere che tutto poteva andare avanti così. Anni di sperperi, clientelismo e corruzione di vario genere ci hanno portato ad affrontare la più terribile delle crisi senza la benché minima arma di difesa. In questo scenario, prossimo all'insolvenza nazionale, si è provato a reagire dando carta bianca ad un governo di tecnici che hanno saputo solo piegare le gambe, semmai ce ne fosse ulteriormente bisogno, a tutto il ceto medio, un rigore che ha colpito trasversalmente onesti e disonesti. Ha colpito indistintamente amministrazioni virtuose e amministrazioni del tutto incapaci o profittatrici. Ebbene, stiamo correndo ai ripari. E lo stiamo facendo in fretta, sperando che sia arrivato finalmente il momento in cui tutti facciano la propria parte. Se il bilancio di previsione dovrebbe essere uno strumento di pianificazione, non possiamo che capire, viste le insicurezze date dagli stravolgimenti normativi che ormai siamo abituati quotidianamente a seguire, quali siano le difficoltà di chi tenta di costruire un bilancio che mira all'attuazione, un passo dopo l'altro, di un programma politico. La tendenza al continuo taglio indiscriminato dei trasferimenti statali mette in ginocchio le singole amministrazioni locali che sono chiamate più che a programmare, ad agire su provvedimenti preconfezionati, cercando di dare in quel frangente l'indirizzo politico che i cittadini si aspettano. E quindi questo è il quadro in cui ci muoviamo, e seppur con difficoltà si tenta e con fatica si riesce a dare agli interventi un'impronta non assistenzialista ma sussidiaria. E penso ad esempio al Fondo di Solidarietà per il Lavoro, a sostegno di coloro che con ISE inferiore a 18.000 euro hanno perso il lavoro degli ultimi 18 mesi, ai quali viene erogato un contributo a titolo di rimborso spese, accompagnandoli in un percorso volto non solo alla sussistenza ma alla riattivazione professionale. Il primo interlocutore per ogni cittadino è chiaro essere il comune. Quando la situazione delle famiglie peggiora, il dovere di un'amministrazione prima di stanziare risorse è quello di capire le priorità e dare, date le mutevoli e repentine, spesso peggiorative condizioni economiche, la possibilità ai cittadini di segnalare, certificandolo la propria situazione, in modo da poter accedere ai servizi pagando il giusto corrispondente alla realtà istantanea situazione economica. In vari provvedimenti, oltre a quello dell'ISE istantaneo, si è cercato di riequilibrare il costo dei servizi in base alle fasce di reddito. Accanto a quelle esigenze primarie, quotidiane, quello che si richiede a un'amministrazione è il mantenimento ed il miglioramento dell'ambiente in cui viviamo, argomento sul quale, credo, dato il significativo aumento di investimenti previsti per il futuro, quindi la volontà c'è, si intervenga effettivamente con progetti volti a ripensare tutto il circuito dei rifiuti e dell'igiene urbana, di concerto con le forze politiche che vorranno attuare insieme a noi questo programma. Un tema assolutamente non secondario, un tema sul quale molto si è dibattuto in questi anni a livello internazionale e sul quale anche qui le scelte dovranno essere rafforzate da una forte linea di indirizzo politico. Mutando la situazione economica delle famiglie, vi è uno sconvolgente aumento di persone che non sono più in grado di sostenere le spese ordinarie relative alle loro abitazioni. In mancanza di case pubbliche e di converso di una domanda crescente, si riesce sempre con difficoltà, ma si riesce, di concerto ovviamente con tutte le istituzioni, ad arginare quella che è una vera emergenza, quella degli sfratti. L'assessore Montrazzo ieri sera ha usato una frase che riassume quello che sentiamo tutti come dovere, quello di cercare di non lasciare nessuno da solo. Beh, io non ho la sfera magica, come invece sembrano averla alcuni cattivi maestri, e non sono sicuro che nei prossimi anni anche gli sforzi fatti fino ad oggi potrebbero non risultare vani. Una cosa è certa, però.
saremo, a mio parere, chiamati a prendere decisioni sempre più importanti e a volte anche impopolari, poiché la tendenza, ormai ben chiara, a meno di repentini cambi di rotta da parte del governo centrale, è quella di trasformare le amministrazioni locali in enti di riscossione, in grado di raggiungere l'autonomia tributaria solo tartassando ulteriormente i cittadini. Dobbiamo riprendere il percorso e dobbiamo far sì che la partecipazione arrivi a tutti i cittadini. Dobbiamo fare in modo, insomma, che la nostra città diventi una città migliore, pur con tutto quello che sta accadendo, dato anche quello che sta accadendo in tutto lo Stato. Noi riusciremo, spero, in questi anni a dare una risposta concreta ai cittadini. Io lo credo perché, visto il lavoro che ha fatto questa amministrazione in questi mesi, in questo anno, sono sicuro che riusciremo. Grazie. Grazie. Al consigliere Benoia ha chiesto la parola, al consigliere Vavassori. Ne ha facoltà, prego. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Vorrei anch'io ringraziare l'amministrazione comunale per la scelta di portare in discussione e quindi al relativo voto il bilancio comunale preventivo del 2013, senza avvalersi della possibilità di prorogarlo al 30 di settembre. Questa possibilità che lo Stato dà ai comuni credo che sia il segnale forte delle gravi difficoltà in cui versano tutti gli enti locali. Credo che la nostra amministrazione compia un gesto di grande responsabilità e trasparenza verso la città, verso tutti i cittadini. In un momento come questo, in cui per fare politica e per fare una buona politica, ritengo ci sia bisogno di progettualità, di concretezza, di capacità di lettura dei bisogni della città e quindi di responsabilità nel decidere, penso che non possiamo permetterci di vivere alla giornata. Ritengo che dobbiamo programmare partendo da un bilancio che chiaramente tiene conto del presente, di quello che ad oggi è previsto, tant'è che si chiama appunto previsionale. Dentro questo scenario di incertezza e di continui aumenti dei tagli dei trasferimenti erariali e regionali, vi è poi una seconda scelta, altrettanto forte e coraggiosa, che la nostra amministrazione mette in campo. Il mantenimento dei servizi in un quadro nazionale di grave crisi in cui versano molte famiglie. Beh, con molto orgoglio e anche con molta fierezza sono contento di poter affermare che la nostra città, sceglie di continuare a prestare attenzione al welfare locale, di non far provare ulteriore solitudine a quelle persone che già oggi vivono un senso di abbandono, di smarrimento e anche di sfiducia. Terzo tema politico forte, la scelta di non aumentare la pressione fiscale. La consigliera Landucci, proprio ieri sera, durante la relazione di minoranza, affermava da prima che dovremmo abituarci ai tagli sempre più pesanti da parte dello Stato e delle regioni, e che anzi in futuro probabilmente saranno quasi azzerati, salvo poi affermare che per forza noi non applichiamo l'aumento delle imposte, perché abbiamo già dato e dato ampiamente. Francamente devo ritenere che la scelta di tenere invariate IMU e IRPEF, di mantenere allo 0,4 l'IMU sulla prima casa, penso non sia aver dato e dato ampiamente. Mi sembra un tantino esagerata l'affermazione. Sempre in sede di relazione di commissione della minoranza mi sono state poste due questioni. La prima, quella di non aver parlato delle farmacie. È vero, perché siccome sapevo di dover fare una relazione sul bilancio e non rientrando l'argomento delle farmacie tra le delibere all'ordine del giorno, non ho ritenuto opportuno relazionare. Tant'è che gli uffici dell'assessore Montrasio in sede di commissione hanno giustamente lasciato l'aula quando abbiamo affrontato il tema delle farmacie, perché di per sé l'iter sul bilancio era terminato. Seconda questione, circa il piano delle alienazioni. È vero, non l'ho menzionato, perché solitamente io relaziono su argomenti della mia commissione, a cui ho partecipato. È abbastanza singolare, invece, che nei banchi della minoranza la relazione viene tenuta da chi ha presenziato una sola volta su due commissioni che riguardavano il bilancio. Forse sarebbe stato più opportuno far relazionare la consigliera Iosa, che è stata l'unica consigliera di minoranza ad aver partecipato a entrambe le sessioni.
ma forse questo è il vantaggio di avere le registrazioni delle commissioni, poter relazionare senza presenziare. Chiedo alla Giunta azioni sempre più forti e sempre più decise in tutte le sedi possibili, verso lo Stato, verso le regioni, rispetto ai tagli, rispetto a un federalismo che di fatto federalismo non è, ma che chiede anzi al Comune di essere esattore per conto dello Stato. Infine concludo dicendo che da persona matura e non suddita ritengo il bilancio che l'amministrazione comunale ci sottopone un buon bilancio. Grazie. Grazie all'assessore, al consigliere Vavassori. Invito i consiglieri a prenotarsi per intervento. Invito nuovamente i consiglieri di prenotarsi. Se non ci sono più interventi, qui chiudo. Ha chiesto la parola la consigliera Iosa, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Questo Consiglio Comunale si trova a discutere e ad approvare il bilancio di previsione in un quadro di confusione e di incertezza normativa sulle poche leve economiche di entrata per il Comune. Lo scorso anno era appena stata introdotta la nuova imposta sugli immobili, l'IMU. Quest'anno si discute il bilancio senza avere certezza di quale tassa sui rifiuti dovranno pagare i cittadini, non consentendo di deliberare il bilancio con una visione sufficientemente chiara della situazione normativa. Sarà bene che prima possibile, quando tutti i nodi si saranno sciolti, i cittadini se stessi abbiano un quadro completo di quante entrate il loro comune ha a disposizione e di come ha intenzione di utilizzarle. L'analisi del documento di revisione ci dice che nell'aspetto formale il bilancio è corretto. L'assessore Montrasio, anche ieri sera, ci illustrava la sua soddisfazione nell'aver presentato il bilancio di previsione 2013 già a fine giugno. Devo dire che digerire le tempistiche di un ente e sforzarsi di trovare ragionevolezza nei tempi, nei modi e nelle imputazioni dei costi è complicato, perché più che ragionare a volte sembra che bisogna sragionare sugli argomenti. Molto spesso i conti o i capitoli di spesa non sono rendicontati in modo comprensibile. Ieri sera è stato fatto un esempio sulla slide delle spese correnti che contenevano milioni di euro, ma in realtà nemmeno in commissione sembrava esserci un'idea chiara del riferimento. Mi sto riferendo a quando la consigliera Landucci ha chiesto informazioni sulla spesa assistenza beneficenza pubblica che pari a 4 milioni di euro.
Ripetiamo ancora, anche se devo dire che dopo un anno ormai ci rendiamo conto di quanto inutile sia questo pensiero, che le commissioni dovrebbero essere un luogo di confronto, dove poter suggerire, magari migliorare, ma perlomeno confrontarsi sulle decisioni che verranno assunte dall'amministrazione comunale. In realtà le decisioni arrivano già confezionate. In modo particolare per la Commissione Bilancio, i tecnici del Comune si impegnano per cercare di rendere il più agevole la comprensione a noi non esperti, ma molto spesso ci rendiamo conto che gli argomenti non sono spacchettabili. E allora, come potremmo mai dare un contributo se non si dà la possibilità di analizzare le voci nello specifico? Ieri sera è stato detto dall'assessore che i risparmi sono dovuti al non riempiego di vari posti, di tagli in generale e di tagli sugli sprechi. Sono d'accordo sul fatto che bisogna partire dalle piccole cose e dobbiamo rieducarci, ma credo anche che se guardassimo insieme nelle macro aree potremmo dare degli spunti su come risparmiare o su come investire. Ognuno di noi è portatore della sua esperienza, si confronta con altre persone e può dare spunti nuovi. Spendibili o non spendibili non lo sappiamo, ma in realtà non ci abbiamo nemmeno provato. Un esempio è la prima commissione che abbiamo fatto sull'IMU. Ieri ci è stato detto che le proposte non è stato possibile prenderle in considerazione, né quella sul comodato d'uso, né quella per gli italiani residenti all'estero. Però ci è stato detto che c'è stato un forte confronto con le associazioni, con i sindacati e con gli imprenditori. Più che confronto lo chiamerei comunicazione. Sono state comunicate le decisioni prese. Il confronto prevede che si raccolgano le istanze, si veda cosa è possibile trattenere, si motivino i sì e i no e si decida. Della tanto sbandierata partecipazione di cui abbiamo dato un saggio da Oscar nell'ultimo consiglio sulla Bergamella, forse è meglio non parlare. La partecipazione, perlomeno per noi della minoranza, non è prevista. Questa previsione di bilancio non ha previsione e non ha coraggio, è sostanzialmente immobile. È previsto solo di porre rimedio alle emergenze, di fare investimenti di natura straordinaria. Non ci sono progetti atti a creare un progetto di lavoro, nuove possibilità per Sesto, c'è solo il contenimento. Si dovrebbe pensare ad investimenti che, oltre alla sistemazione del territorio, peraltro fatta spot, siano eccellenze con ritorno per il Comune. Ormai l'amministrazione comunale dovrà rendersi conto che l'indipendenza economica sarà l'ultima arma per poter mantenere un comune efficiente, non gravando solo sui cittadini, ma pensando di ridurre la spesa corrente ove possibile, ma trovando attività che siano utili alla città e al tempo stesso remunerative. Non si può essere sul mercato ed essere perennemente in perdita. Un esempio su tutti le farmacie. Trovo scandaloso che ieri sera ci sia stato detto che già da dicembre si aveva sentore di un qualcosa che non andava e che si sia aspettato fino a giugno per decidere di commissariare. Ci siamo giocati un altro anno. Piangiamo perché non ci sono soldi e ci permettiamo di buttare via 470.000 euro perché tanto c'è il fondo di riserva. E siamo stati anche ripresi in commissione per la sfilza di domande serrate che ponevamo al nuovo direttore, che ahimè è lì solo dal 1° giugno, e questo è vero. Ma è già una bestialità dire che le farmacie siano in perdita, già è una bestialità sentir dire che da 5 anni sappiamo che il problema è nel magazzino, ma nessuno sa come risolverlo. Però vogliamo salvare l'eccellenza e i dipendenti. Speriamo di salvarla meglio di come siamo stati in grado di salvare l'eccellenza della polizia locale. Per salvare i dipendenti l'azienda deve produrre utili e se ci metto a capo gente che non è capace di fare quel lavoro ma mi va bene perché sono dei miei, scusate ma vuol dire che non me ne frega niente. Ti riempi solo la bocca con la funzione sociale e con la tutela dei dipendenti. Vorrei proprio vedere se quei signori che hanno amministrato come adesso fossero chiamati a rispondere di tasca loro e non con i soldi di Babbo Comune, se avrebbero avuto l'arroganza e la prosopopea che hanno avuto l'altra sera in commissione. Parlavamo prima di attività remunerative. Anche in questa sede facciamo presente come secondo noi non ci sia una gestione coerente del patrimonio. Abbiamo strutture date in concessione per 2 euro rispetto al loro valore.
Quando abbiamo parlato di Carro Ponte siamo stati attaccati perché secondo i capigruppo della maggioranza eravamo ignari del ruolo sociale, della cultura prodotta e di quanto questa struttura muove anche a livello di indotto. Bene, andando a fondo all'argomento e con i numeri alla mano, riconfermiamo il nostro pensiero. Un bel progetto, ma gestito modello festa di paese e non con un modello impresa. E a quanto pare, visto quello che sta succedendo alle nostre partecipate, non è un argomento così secondario il fare impresa. Vorrei mettere un accento anche sulle alienazioni. Svendo parte del patrimonio, perché? Perché è vecchio? Perché non ho i soldi per sistemarlo? Ma secondo noi perché non sono capace di farlo fruttare e di fargli produrre ricchezza. Siamo consapevoli che oggi il sentiero delle scelte possibili è ancora strettissimo. Stando così le cose, è fondamentale condividere le priorità e gli obiettivi, cui non si può e non si deve rinunciare. Si nota nelle voci di bilancio la tutela dei più deboli, la salvaguardia del sistema di protezione sociale e la questione disabilità, con un disappunto però per quanto riguarda il settore di spese inerenti alla refezione scolastica, che ha penalizzato le ultime fasce ISEE. Abbiamo già fatto un'interrogazione urgente perché conti alla mano e ISEE fatti c'è qualcosa che non torna. Gli aumenti sono cospicui e incidono soprattutto sulle fasce medie. Siamo disposti, e lo abbiamo già dichiarato, ad ammettere di aver sbagliato. Mettiamoci tutti la faccia e riparliamone. Pensiamo e soprattutto speriamo che in futuro l'impegno dell'amministrazione comunale, oltre a quello di ridurre ogni margine di spesa improduttiva, possa fare un salto di qualità con una nuova mappatura delle spese, fatta per missioni e per progetti coerenti con i bisogni e le necessità reali del comune di Sesto San Giovanni, smontando pezzo per pezzo ogni spesa e poi rimontandolo in modo più chiaro, più leggibile e verificabile per ogni cittadino che contribuisce con il pagamento delle tasse. Ricordiamo che anche questo è un obiettivo di avviso pubblico e più punti della carta di Pisa richiamano a questo tema. Grazie. Grazie alla consigliera Aiosa. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa. Ne ha facoltà. Prego. Buonasera, buona serata a tutti. Una serata secondo me importante perché il bilancio del comune, a mio avviso, è l'atto più importante che un'amministrazione porta in discussione e porta eventualmente alla deliberazione. È un atto secondo me veramente importante. Mentre pensavo a cosa dire questa sera, mi venivano in mente tantissime cose, ero in palestra, ero al lavoro, ero da qualsiasi altra parte e intanto la mia mente rimuginava. Più che rimuginare, pensava, perché il bilancio è una cosa sicuramente importante e bisogna anche ponderare a volte ciò che si dice, in questo caso va ponderato moltissimo. Moltissime cose che mi sono venute in mente le ho tralasciate, però il mio purtroppo, e vi chiedo scusa, non sarà un intervento breve. Pur avendo scremato molto. Spero di annoiarvi in questo il meno possibile e di essere propositivo il più possibile, anche perché cercherò di mettere sul tavolo una serie di idee e lo farò pensando alla nostra città, pensando che siano idee corrette, anche perché il Consiglio consiglia. Alcune premesse per contestualizzare questa delibera. La presentazione del bilancio di previsione avviene in una perdurante situazione di crisi economica e conseguentemente non riteniamo possibile non collocare le scelte politiche e amministrative del bilancio di previsione e il nostro intervento di conseguenza entro questi problemi, cercando di dare nel contempo, come dicevo prima, molti suggerimenti, perché è facile criticare, proporre è sempre più difficile. Salvi Italia, Cresci Italia, il decreto del fare. Tre titoli, con riscontri positivi alla nostra vita quotidiana che si possono contare sulla mano di Capitan Uncino. Quella con l'uncino. Siamo arrivati mediamente a pagare il 53% di tasse. Lavoriamo 6 mesi e qualche giorno per pagare il fisco. Personalmente ritengo che le tasse siano la base di una giusta interpretazione di uno Stato moderno. Sono servizi e fa bisogni che lo Stato ritorna alla collettività. Ma se continuano a diminuire i trasferimenti agli enti locali e nel contempo agli stessi vengono demandati sempre più servizi da coprire, il collasso dei comuni è sempre più vicino. Aumentano le tasse pseudo comunali, Tares, IMU, e diminuiscono i soldi a disposizione dei comuni.
non ci torna qualcosa, in tutti i sensi non torna qualcosa. Bisogna fare politica dove l'articolo 1 della Costituzione diventi il faro da seguire, affinché quei conflitti sociali esplosi in altri paesi da noi latenti vengano prevenuti. Diamoci una mossa. Siamo convinti che in un momento di crisi economica per prima cosa sia da salvaguardare i diritti fondamentali dei cittadini, investendo i fondi pubblici per creare i presupposti di una crescita reale del paese, senza gettare i soldi in un inutile e costoso aereo da guerra. Uno dei più grossi danni sociali che stiamo vivendo in questi anni è la cancellazione della parola solidarietà, una parola che noi vogliamo inserire come un valore non barattabile, e lo faremo tutte le volte che interverremo in questo Consiglio. Ristrette minoranze posseggono quanto miliardi di esseri umani. L'accesso ai medicinali e alle cure mediche sta diventando difficile per molti cittadini, cittadini italiani compresi. Il peso delle disuguaglianze siamo noi. All'impoverimento dei poveri dovuto alla crisi e favorito dal restringimento del welfare si contrappone un miglioramento delle condizioni dei più abbienti. L'Italia è al sesto posto nella classifica OCSE della disuguaglianza sociale, un sintomo per tutti. La Ferrari, azienda automobilistica, ha pubblicato i risultati delle sue vendite 2012. Nonostante la crisi che ha colpito il mercato dell'auto, il brand italiano ha concluso il 2012 in netta crescita su tutti i fronti. Il marchio ha avuto un utile netto in crescita del 18%, mentre il mercato delle piccole autovetture è vistosamente diminuito. Ne sanno molto di queste cose gli operai della Fiat. Le negative ripercussioni sociali per la carenza di lavoro, sommate a una non corretta distribuzione della ricchezza, sono enormi e sotto gli occhi di tutti. L'aumento esponenziale di cittadini italiani alle mense dei poveri o nelle file al ritiro per i pacchi alimentari ne sono la testimonianza quotidiana. Il fatto che un'associazione umanitaria come Emergency stia aprendo degli ambulatori ospedalieri con assistenza gratuita nel nostro paese la dice lunga. Nei nostri discorsi il PIL è cresciuto sempre più di importanza, fino a diventare un feticcio da adorare e far crescere. Il PIL è diventato l'imperativo categorico da perseguire a ogni costo. Oggi il valore dei prodotti finanziari presenti sui mercati è 10 volte superiore a quello dei beni e servizi reali. Poniamoci questi problemi. Io sono per nuovi indicatori, l'ho detto tempo fa in questo Consiglio Comunale, non interessa il PIL, bisogna adottarci di nuovi indicatori economici che fanno parte della nostra vita quotidiana. Il PNF, per dirne uno, che è il prodotto netto di felicità. Io devo essere felice, non devo crescere col PIL. Faccio un esempio banalissimo. Se io produco lo yogurt e il pane in casa, il PIL decresce, ma io sono felice, perché il mio yogurt è buono, è fatto in casa, e il mio pane è caldo in tutti i momenti della giornata. Questo è molto importante. Se io mi faccio lo shampoo in casa, per dire, scusate, io automaticamente diminuisco il PIL. Se vado dal parrucchiere lo aumento di poco, ma di qualcosa lo aumento. Quindi stiamo attenti a cos'è la felicità e a cos'è il PIL. Non siamo schiavi di strumenti che non fanno parte della nostra vita quotidiana, che non fanno parte della nostra vita per essere felici quotidianamente, lo ripeto. Il bilancio preventivo avrà la sua probabile approvazione in un contesto incerto, ma dei tagli certi. La situazione è molto confusa. Continui rinvii a livello governativo e voci sulle modifiche dell'IMU non aiutano. Dato sicuro per il Comune di Sesto San Giovanni è il taglio dei trasferimenti dallo Stato, pari a circa 4 milioni di euro. Un'altra importante voce del futuro bilancio ancora in dubbio è la TARES, come dicevo in precedenza, una nuova tassa sui rifiuti, che dovrebbe sostituire la TARES. Dico dovrebbe, perché così non si sa ancora. La TARES, pur mantenendo sostanzialmente invariato il gettito per l'amministrazione, introduce pesi contributivi differenti per cittadini e imprese. L'amministrazione, come spiegato a mio avviso chiaramente in commissione, ha esercitato tutti i margini di flessibilità per una maggiore equità, ma se non varia la norma ci potranno essere significative differenze rispetto agli anni scorsi. L'esempio del fiorista di ieri è un esempio papale che aumenta probabilmente di 5 volte ciò che pagava gli anni precedenti. I comuni stanno partecipando con dei sacrifici enormi al risanamento del paese. Il governo si dimentica che i comuni non sono centri di spreco, ma sono in prima fila per la coesione sociale. Sono quelli che fanno le opere pubbliche, che promuovono i servizi sociali indispensabili e che sempre più spesso sopperiscono le carenze dello Stato e della Regione. Parlando di comune, da 30 consiglieri siamo passati a 24, da 9 assessori siamo passati a 7. Ma le comunità montane, le province non sono state abolite e i nostri parlamentari non sono numericamente variati. Per la serie vai avanti tu, che io mi nascondo, mi sembra che questo sia il nostro caso. Trovo doveroso continuare a razionalizzare la spesa corrente.
per far sì che i servizi essenziali non vengano mai messi in discussione e abbiano una loro sostenibilità economica di conseguenza. Razionalizzare la spesa corrente è il primo passo per poter resistere a futuri tagli finanziari verso la nostra società. Fare sistema con realtà similari alla nostra abbatte alcuni costi, va incontro ai cittadini con un servizio migliore, sia in termini di qualità che di quantità. L'area metropolitana dovrà divenire un'opportunità. La necessità di interconnettere in una rete di servizi tutto ciò che ora è frammentato è il compito che dobbiamo darci. Integrare livelli istituzionali diversi, razionalizzare i servizi significa anche rifunzionalizzare, nel senso che si mette a fare una certa cosa, chi la fa per tutti, in una logica integrata e magari smette di farne altri di conseguenza. Mi auguro, ripeto, che l'area metropolitana possa esserci d'aiuto e che certe bandierine politiche vengano messe da parte. Diceva Keynes, per spiegare l'intervento dello Stato nei momenti di crisi economica, che le buche si scavano le buche di notte per riparare le buche durante il giorno. Nella nostra città abbiamo l'impressione che qualcuno rompa e il comune paga. Ci è stato detto che chi rompe in realtà deve sistemare le strade per tutto la rottura che è stata effettuata, anzi coprendo addirittura mezza carreggiata e addirittura a volte anche un'intera carreggiata. Ma a questo punto io dico, come un celebre film mi sembra di Totò, ma chi controlla il controllore? Così facendo sono stati sottratti di altri soldi a capitoli di spesa importanti per il comune. Suggeriamo una delega, di conseguenza alla piccola manutenzione, in modo da essere forse più sul pezzo quando occorrono questi interventi. Bilancio partecipato di genere. Si è iniziato il percorso, benissimo. Molto chiaramente noi lo indicavamo come una delle priorità da perseguire, ma non per una nostra fissa, ma solamente perché siamo certi che sia il metodo e il modo migliore per spiegare ai cittadini come vengono spesi i soldi e far partecipare i cittadini alle diverse scelte dell'amministrazione, il tutto tramite momenti di discussione. Ottimo il percorso della Giunta di interloquire con i quartieri, anche se questi, ahimè, sono decaduti come istituzione, ma non come serbatoio di idee e proposte da cui attingere a piene mani e orecchie sgombre. Decentramento è uno strumento essenziale per far crescere condivisione e responsabilità, ovvero i collanti essenziali di una comunità, come la nostra lo è sempre stata. Le circoscrizioni sono il collegamento tra la cittadinanza e l'amministrazione comunale, lo erano, speriamo lo siano ancora in futuro con altre modalità. Dobbiamo definire di conseguenza subito nuove forme di rappresentanza partecipata, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e la scelta per lo sviluppo del nostro territorio. A brevissimo presenteremo una mozione su questo argomento. Attenzione alle varie forme che i cittadini si danno, comitati, associazioni, quartieri. Colmare la distanza tra i cittadini ed eletti è importantissimo. Dobbiamo addentrarci verso un cammino che ci porti a una democrazia orizzontale, un modo di far politica prima ricettiva e poi deliberativa. Sbagliare da soli è un errore, sbagliare insieme è provarci. Le idee dei cittadini sono una risorsa, non un problema. Problema casa, dico problema perché la casa non è sicuramente un non problema. Riservare ambiti territoriali per l'autocostruzione associata, per me è importante. La finalità dell'autocostruzione associata è rendere possibile l'accesso ad un'abitazione in proprietà a nuclei familiari che non potrebbero acquisirla e acquistarla di conseguenza sul mercato immobiliare. Come priorità viene la necessità di calmierare il mercato degli affitti e la ristrutturazione e ridefinizione di alloggi pubblici, così come aggiornare i criteri di inclusione nel diritto alla casa per tutti questi nuovi soggetti ancora non garantiti. Gli sfratti dal 2011 al 2012 sono raddoppiati e nel 2013 ve ne sono più di 20 al mese, mi è sembrato di intuire. Sono in notevole aumento gli sfratti dovuti a asta giudiziaria, è un sintomo di quello che ho detto all'inizio del mio intervento. Il primo punto da cui sviluppare ragionamento e indirizzo politico è il riconoscimento di nuovi stati di bisogno. Tutto questo a fronte di diverse centinaia di appartamenti che continuano ad essere vuoti, anche di recente costruzione. Dobbiamo velocemente affrontare questo problema. Gli spazi urbani destinati alla cultura, alla socialità, al benessere degli abitanti costituiscono un importante passo verso la rigenerazione ambientale e sociale. Dobbiamo incentivare l'uso di materiali e tecnologie che aumentino il risparmio energetico e promuovono l'uso di energie alternative. Sperimentare la creazione di un caseggiato pilota e sviluppare la portineria sociale, primo passo, a mio avviso, verso la badante condominiale. Ambiente. Il problema dello smaltimento dei rifiuti sta diventando un problema davvero grave che non può lasciare indifferente di fronte al quale sembra esserci una via d'uscita obbligata. Cercare di produrre meno rifiuti e meno inquinamento possibile. Ma come? Riduzione alla fonte e aumento della raccolta differenziata.
Diminuire la quantità di rifiuti prodotti e riciclare significa diminuire i consumi industriali, i consumi di materiali, i consumi di energia, l'inquinamento atmosferico e delle acque, l'impatto ambientale nella sua interezza. Un comportamento più attento dell'acquisto del cassonetto è lo strumento migliore per evitare l'invasione dei rifiuti. Incentivare accordi con l'associazione dei commercianti e della grande distribuzione per promuovere la riduzione degli imballaggi superflui, la sostituzione degli imballaggi a perdere con imballaggi a rendere, anche se so che questo è molto difficile. Diminuzione della temperatura negli edifici comunali o in strutture similari di un grado. Installare una pala eolica, qui vado oltre, spazio proprio, nel parco della media Valle dell'Ambro. Deneve energia elettrica da almeno un quarto della città pubblica. Ci sono molti comuni che l'hanno già fatto. Esistono recentemente anche dei dossi artificiali che producono energia. Sono tutti suggerimenti questi, però visto che dobbiamo toccare la città, possono essere suggerimenti attuabili. Se non sono attuabili, almeno sono stati fatti e sapete che ci sono. Favorire il trasporto pubblico con mezzi non inquinanti, veloci, economici, che rendono accessibili a tutti i luoghi della città, non sempre raggiungibili da tutte le parti. Carpooling per disincentivare il traffico di attraversamento nelle ore di punta e sperimentare le bici taxi in forma cooperativistica. Piuttosto che chiedersi come ridurre la spesa previdenziale, bisognerebbe chiedersi come renderla equa e funzionale alla riduzione delle diseguaglianze attraverso la ridistribuzione del reddito. Sarebbe utile riprendere la discussione sull'invecchiamento attivo per valorizzare la produttività sociale degli anziani e costruire un nuovo patto tra le generazioni, se no arriva la guerra dei poveri. Facciamo decollare la consulta degli anziani. L'integrazione deve essere una risorsa. Cogliere il mutamento sociale, governando il processo di formazione, una città multietnica e multiculturale, con azioni puntuali e tempestive. Bisogna continuare con azioni che colgono il mutamento sociale, governando il processo di formazione di una società multietnica e multiculturale, come dicevo. Suggerimento, se possibile, un'integrazione etnica nelle forze di vigilanza comunale. È un primo passo, forse, per far capire che la città è di tutti. Il nostro comune deve continuare a sostenere un sistema sociale che tuteli le singole differenze di ognuno verso gli altri. Vi deve essere la totale accessibilità ai servizi forniti da parte di tutti, o almeno la presa in coscienza. Per le imprese dobbiamo mettere in campo un percorso che, partendo da una promozione del territorio, possa facilitare il sorgere di nuove realtà imprenditoriali e mettere in rete quelle presenti. Il Comune deve essere il pilota e il conduttore, di conseguenza, di un percorso che deve vedere le imprese sui nostri territori sinergizzarsi e fare economia di scala, incentivando le imprese responsabili e innovative in tutto questo. Più gente per le strade e più gente nelle piazze, vi è meno rischio e meno violenza sulle donne, città più accogliente e più affettuosa. Ben venga a questo proposito l'iniziativa A qualcuno piace Sesto. Ma il cinema all'aperto, mi chiedono molte persone che incontro in città, che fine ha fatto? Lo scorso anno la stagione è stata in crescita, quest'anno non ci sarà più il massischermo per svariati motivi. Ragioni organizzative e di bilancio hanno accantonato per quest'anno l'evento. La spesa è troppo alta rispetto alla resa. Ma che significa resa? Anche le mense comunali hanno una spesa troppo elevata rispetto alla resa. Ma allora? I nostri bambini mangeranno scatolette tutti i giorni? No, sicuramente non è questo. Sapendo che sempre meno nostri concittadini lasceranno la città nel periodo estivo, per come fosse diventato un evento consueto inserito nel palinsesto, il cinema all'aperto, la cosa mi rammarica molto. Mi auguro che l'iniziativa proposta come alternativa abbia il medesimo coinvolgimento e che il cinema all'aperto venga ripreso l'anno prossimo. Lo sport non è una perdita di denaro, ma un sano investimento in cui credere. Mi aspetto uno scatto d'orgoglio, un po' più di coraggio verso la creazione di alcune strutture all'interno della nostra città. Lo sport è in primis, a detta di tutti, un importante strumento di educazione sociale e di coesione sociale. Salute e investire nello sport, e anche prevenzione. Sport di tutti, per tutti, abbiamo sempre detto. L'eventuale partecipazione di capitali privati nella costruzione di nuovi impianti è un'opportunità da cogliere. In effetti, nel programma del sindaco vi è scritto che l'amministrazione comunale difficilmente potrà, in prima persona, essere costruttrice di nuovi impianti sportivi, ma dovrà mantenere il ruolo centrale che gli compete, svolgendo un ruolo di indirizzamento e di facilitazione tra pubblico e privato, coinvolgendo, sottolineo coinvolgendo, in questo le società sportive del territorio. Incamminiamoci con coraggio verso questo percorso. Le risorse da destinarsi al settore sportivo, all'interno del bilancio comunale, devono avere la stessa dignità di altri capitoli finanziari, pur in presenza di urgenze sociali ben note a tutti. In momenti di crisi penso sia giusto dividere quel che c'è.
Investire nello sport è una scelta coraggiosa e noi dobbiamo diventare una città coraggiosa. Il turismo sportivo è uno dei pochissimi settori in crescita nella nostra disastrata economia. Dobbiamo essere attenti, ma proattivi anche, verso chi propone sport nella nostra città. Aiutiamo i volontari dello sport. Nel 2009, 4 anni fa, dicevamo a proposito della ricostruzione della piscina Longo. È perfetta, l'area metropolitana, le scuole, i parcheggi, strutture sportive vicine, mezzi pubblici, creazione dei posti di lavoro. Scelta più economica e più oculata, direi più ovvia di conseguenza, un po' di eccellenza sportiva. L'assessore allo sport ha condiviso questa analisi, ridandomi un po' di ottimismo verso questa soluzione. Le farmacie comunali, non mi tiro personalmente indietro, è come sparare sulla Croce Rossa. E dopo la commissione di giovedì scorso è come sparare sulla Croce Rossa in retromarcia in un vicolo stretto. Ma essendo pacifista, ritengo che questa azienda deve dare un aiuto finanziario all'amministrazione comunale e non essere invece una fonte di preoccupazione, come lo è purtroppo in questo momento. Il fatto di aver evidenziato problemi di bilancio recentemente, problemi che l'azienda palesemente manifestava, non ci rende felici. Attendiamo speranzosi il prossimo piano industriale, sperando che sia realistico e puntuale. Io in questo sono molto fiducioso. L'unica certezza rimasta di questa azienda in questo momento è la professionalità dei lavoratori. Occorre ripartire da queste certezze e, come dire, aspettare il piano industriale. Un recente rapporto di Amnesty International evidenzia l'erosione continua e costante dei nostri diritti. Ricordiamoci che il diritto è una forma di protezione per il debole. L'istituzione del registro del testamento biologico, la cittadinanza onoraria ai bimbi nati nella nostra città e il registro di unioni civili vi rendono ancora più orgogliosi di appartenere a questa città. Applaudo al patrocinio del nostro comune alle manifestazioni del Gay Pride a Milano sabato prossimo. In questo consiglio è palpabile la passione che ognuno di noi ha verso Sesto, minoranza, maggioranza, non ha importanza, e le risorse che ogni singolo consigliere dedica alla sua città. La politica sana è la sentinella della casta. La casta sono le grandi lobby economiche e finanziarie, non siamo sicuramente noi. Passiamo parola e che il Consiglio Comunale nel suo insieme continui a proporre idee per la città, ne abbiamo bisogno. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Chiesto la parola il consigliere Capone, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri e tutti i presenti. È stato detto che il bilancio rappresenta la politica amministrativa di un'amministrazione comunale. Se così è, così in effetti lo è, non possiamo che essere critici, ma anche propositivi. E ciò per due motivi. Il primo, in quanto, come è stato detto nelle relazioni, si è trattato di un bilancio fotocopia, e questo è innegabile. Infatti il bilancio rappresenta una continuità rispetto alla precedente amministrazione, e per il secondo motivo perché proprio per i caratteri di mobilità nelle voci è carente di elementi di innovazione. Ecco che allora l'intervento della nostra lista è più politico che tecnico, ma nel contempo stesso vogliamo stimolare un'analisi su quelle che sono le strategie che devono accompagnare un bilancio, o quantomeno le prospettive. Un bilancio deve essere coraggioso, come diceva poc'anzi il consigliere che mi ha preceduto, deve avere un corpo, un'anima rappresentata dai numeri e l'anima dalle strategie. Questo bilancio secondo noi non ha né l'uno né l'altro, perché non ha una strategia, tantomeno si vedono delle prospettive in futuro rispetto agli obiettivi che si vogliono raggiungere.
Non è strategico perché un bilancio deve anche incarnare delle idee e delle linee di indirizzo che sono totalmente assenti. Quindi questo bilancio di previsione non ha questi elementi e, appunto, come è stato detto anche dalla consigliera Landucci, è sostanzialmente un bilancio fotocopia. E allora, trattando delle singole voci, proprio per non tediare di più i colleghi, noi come Lista Civica pensiamo di portare come esempio alcune voci che non sono sviluppate nel bilancio stesso, che forse andrebbero magari riviste con una forza di analisi e di prospettiva maggiore. Il territorio. Noi abbiamo un bilancio in gravi difficoltà, un bilancio comunque perennemente in affanno. Beh, forse è perché non siamo stati capaci di mettere a frutto il nostro territorio, mi riferisco alle aree falche, questo senza alcun spirito polemico, però pensiamo alla ricchezza che abbiamo nella nostra città e quanto questa ricchezza è stata infruttuosa per tanti anni ed è inevitabile che il bilancio della nostra città si sia impoverita e annaspi nel fornire i servizi adeguati e di qualità rispetto agli anni precedenti. E questo forse rientra un po' in una prospettiva di strategia, ma anche in una prospettiva di coraggio. Di coraggio nel dire che magari anche certe scelte strategiche non sono state azzeccate, non dico che siano state errate, perché sennò si va su un piano di censura e di contrapposizione, però magari avere coraggio anche di rimettere in discussione. Credo che un bilancio possa, di previsione, possa rappresentare anche un momento per ripensare ad una città diversa. Nessuna strategia si intravede poi nelle voci di bilancio per promuovere una politica diretta, come diceva l'assessore Montrasio, ad attirare attività imprenditoriali benvenute nel nostro territorio. E questo è mancanza di strategia. Un bilancio non è solo nei numeri, i bilanci si costruiscono anche con delle idee. E allora rammento che nel primo incontro, nella prima riunione del Consiglio, noi proponemmo come lista di promuovere delle sedute aperte, di incontrare le forze economiche e imprenditoriali, le forze sociali, di poter recepire quelli che erano i bisogni per poi trasformarli in idee, in proposte, in suggerimenti e anche in un bilancio più articolato e magari che potesse rispondere a quelle che sono le esigenze. Chiamiamoli stati generali, chiamiamoli confronti diretti con il territorio. Comunque, in ogni caso, secondo noi, un bilancio di previsione è un'opportunità per anche avere una fase di ascolto. L'abbiamo letto sui giornali degli incontri della Giunta con i quartieri, non mi sembra che abbiano avuto un'affluenza molto, molto sostanziosa, forse dobbiamo domandarci perché, questo è un altro elemento, i giornali riportano così il sindaco, io leggo i giornali, l'abbiamo letto purtroppo, io come consigliere ho saputo solo dai giornali che c'erano questi incontri della Giunta con la città. Magari ecco un incontro non soltanto con la Giunta ma con tutto il Consiglio, con tutte le forze politiche, perché tutti rappresentiamo delle possibili idee e delle possibili anche proposte, magari sarebbe stato maggiormente auspicabile e rafforzerebbe forse anche un collegamento tra il palazzo, la politica e i cittadini. Si parlava di sport. Non abbiamo assolutamente preso in considerazione l'idea di promuovere bandi europei per creare nuovi impianti sportivi. L'hanno fatto dei comuni limitrofi, con maggior coraggio, anche andando a toccare dei mostri sacri delle società che magari hanno una loro storia nella nostra città, che vanno rispettate e vanno comunque valorizzate. Però è un'occasione persa, perché vorrebbe dire comunque poter aprire privati, vorrebbe dire comunque dotare la nostra città di strutture innovative, nuove, funzionali e di svolgere al meglio dei servizi che, come diceva il collega, non è soltanto sport, forma ludica, ma anche una funzione sociale. Quindi mi riferisco a tutto, agli anziani, mi riferisco alle persone affette ad una disabilità che a sesto non possono magari godere di strutture idonee. Penso a strutture per anziani abbandonate da anni che non sono comunque nell'ottica di una riqualificazione
penso al quartiere della Rondinella, che ha un'area che potrebbe essere rilanciata per quanto riguarda un centro degli anziani. Cioè, ce ne sono talmente tante di opportunità nella nostra città che, secondo la nostra visione, ovviamente non con lì ma quella della maggioranza, è mancata di strategia, di prospettive, di idee. Nel piano triennale di sviluppo delle opere pubbliche presentatoci dall'assessore, che riguarda anche gli impianti sportivi, secondo noi manca anche una visione reale, perché si parla di dismissioni, di oneri di urbanizzazione, però che sono oneri e dismissioni virtualmente quantificate. Io ho chiesto in commissione di spiegarci meglio la partita di bilancio portata in previsione per quanto riguarda gli incassi delle dismissioni. Ricorderete che c'è stata una diversa interpretazione tra il vice sindaco, che parlava di un ritorno di 1.100.000 euro di vendite degli anni precedenti a fronte di una partita di bilancio di 3.700.000, mentre poi l'ufficio parlava invece di una somma da percepire per le vendite arretrate di 100.000 euro. Io ricordo questo, è registrato. Quindi anche qua un attimo di confusione, però non abbiamo ancora capito cosa intendiamo per dismissioni. Non c'è una valorizzazione del patrimonio immobiliare, e qua vado a toccare anche un altro argomento che a volte mi risulta essere sempre stato schivato nelle precedenti consigliature, parlo dell'impianto di Bibona. Perché non ripensiamo strategicamente come utilizzare questo centro? Perché non pensiamo a come valorizzare quel patrimonio immobiliare, avendo anche il coraggio di fare delle scelte di impresa, perché dobbiamo anche pensare a fare impresa, perché il nostro bilancio altrimenti è carente di quelle che sono le risorse economiche. Per quanto riguarda il carro ponte, per quanto riguarda gli edifici pubblici, li ha già detti la collega Iosa, sono stati ripresi anche dagli altri miei colleghi, quindi ovviamente anche lì servirebbe una maggiore attenzione, analisi e strategia su come vengono destinate le strutture pubbliche. Per quanto riguarda lo sport, poi forse dovremmo avere anche un po' l'umiltà di prendere esempio quello che compiono le amministrazioni anche di colore politico diverso, che hanno magari sviluppato delle iniziative sul territorio importantissime, e magari, perché no, avere anche il coraggio, se proposte da una parte che non è la maggioranza, di costruirci intorno un progetto che può diventare un volano per quanto riguarda anche le risorse economiche della città. Parlando di partecipazione, parlo anche di rapporto con gli imprenditori, perché comunque l'impresa è la fonte più importante per creare lavoro per i giovani, e quindi andiamo a toccare un tema importante, che è quello delle partecipate. Ovviamente ha ragione, mi piace moltissimo l'espressione del collega Nossa, sparare sulla Croce Rossa in retromarcia. Beh, io quello che vado a dire l'ho già detto in commissione. Voi sapete che, a fronte della scena muta del vicepresidente che ha rivendicato una lunga militanza politica, io ho chiesto immediatamente le dimissioni, ma non perché non era della mia parte politica, perché credo che avesse trasmesso in noi la totale mancanza di elementi di come potrà essere gestita un'azienda così, così importante. E allora forse ripensiamo anche alle nomine, mettiamo meno politici, meno persone con tessere di partito, scegliamo insieme, ribadisco, insieme persone competenti, persone che vengono magari dall'impresa, che vengono dal mondo delle professioni. Pensando alle farmacie, coinvolgiamo di più quelli che sono anche il mondo dei lavoratori, dei dipendenti, che mi risulta essere delle persone attaccate alla propria azienda, e mi è stato detto che se oggi l'azienda farmacie regge ancora è proprio grazie al forte impegno dei propri dipendenti, dei propri lavoratori. E però anche per quanto riguarda le farmacie non abbiamo un elemento di criticità. Ci spiace apprendere che il sindaco avesse delegato un proprio rappresentante a partecipare ai CDA dal dicembre, e come giustamente è stato detto è stato tutto taciuto, e quindi quando è emerso il problema? Soltanto quando c'è stato le dimissioni del direttore e del presidente. Secondo me non è questo il modo di fare politica, non è questo il modo di affrontare un bilancio previsionale, e a mio parere, anticipo quella che è la mia opinione, anche il commissariamento non mi sembra una scelta
azzeccata, perché se effettivamente, così come è stato detto, il futuro commissario presenziava i CDA dal dicembre, a mio parere avrebbe dovuto immediatamente tamponare davvero il polso della situazione e mettere in atto tutte quelle politiche, tutti quei provvedimenti in intesa con la Giunta, col Sindaco, per evitare di perdere altri 6 mesi e magari qualche centinaio di migliaia di euro. In questo modo forse tuteleremo di più quello che sono le risorse, il nostro patrimonio, ma anche i posti di lavoro. Un altro tema che non è stato fino ad oggi trattato, non mi risulta, è il Consorzio Trasporti, che forse tutti dimentichiamo, che per noi rappresenta un punto di domanda. Ricorderete che nell'audizione del commissario ci è stato detto che comporta un costo annuo notevole, tant'è che noi abbiamo anche chiesto di avere la forza e il coraggio, in questo caso, di ripensare le competenze che gestiscono questa fase di liquidazione del Consorzio Trasporti. Circola voce di una possibile sentenza particolarmente svantaggiosa per quanto riguarda il comune. Non lo so, se ne sapete qualcosa ditecelo, l'importante è non venire a sapere dai giornali anche queste notizie, perché sarebbe veramente drammatico far fronte ad un impegno economico gravoso in un momento come questo. E forse avere, ecco, un tema politico che può dar fastidio alla maggioranza, il silenzio assordante durante, e l'abbiamo detto durante l'ultimo consiglio sul tema della Bergamella, ma soprattutto anche in vista anche in funzione della notizia apparsa sui giornali della condanna da parte delle Corte dei Conti del vecchio direttore a rendere dei soldi erogati dal comune. Non bisogna avere, forse più l'umiltà e il coraggio di dire: ripensiamo, abbiamo sbagliato, siamo umani, cioè non errare è umano, perseverare è diabolico. Ecco che allora forse può subentrare una collaborazione maggiore da parte di tutti, da parte della città. Il servizio alla persona. Noi sappiamo con quanta difficoltà il comune mantiene elevati e mantiene i servizi alla persona, tante difficoltà, lo conosciamo. Penso che l'assessore e la giunta stiano facendo salti mortali, questo lo sappiamo, perché come è stato ripetutamente detto, ogni governo subentra per mettere a regime o comunque correggere l'errore del governo precedente, perché così è stato fatto dal governo Berlusconi per Prodi, da Monti per quello di Berlusconi, adesso il governo Letta deve correggere gli errori, quindi continua a correggere. Chi ne paga poi è la comunità, che alla fine è l'elemento finale di un disservizio della politica centrale. Ma allora anche qua, i servizi alla persona, abbiamo delle importanti, delle forme associative particolarmente virtuose in città, diamo una spinta propulsiva. Abbiamo posto il problema della casa delle associazioni, non per fare propaganda politica, perché alcune associazioni, alcune forme di volontariato, alcune società no profit rischiano di chiudere e di perdere, di far perdere la città i servizi alla persona. Quindi qualità di servizio alla persona, perché vengono dati non perché si è pagati, ma perché lo si porta come valore dentro, rischiano di perdere la loro funzione sul territorio perché non hanno le sedi, perché non hanno le risorse economiche. Allora la casa delle associazioni potrebbe essere un'idea, utilizzando delle strutture pubbliche vuote, ma utilizziamo le sedi dei quartieri, che sono comunque rimaste chiuse dopo la chiusura dei quartieri. Le strutture dei quartieri potrebbero essere anche ragionate in questa prospettiva, potrebbero aiutare il comune ad abbattere i costi dei servizi e quindi a destinare maggiormente le risorse dove c'è maggior bisogno. L'organizzazione del personale. Altri comuni lo stanno facendo con coraggio, con scelte impopolari. Noi abbiamo dei funzionari, lo abbiamo sempre detto, estremamente preparati,
tecnicamente impeccabili. Questo bilancio è la dimostrazione per come è stato posto nelle partite singole di bilancio. Abbiamo un personale che è attaccato ai colori della nostra città, però bisogna avere anche il coraggio di confrontarci con quelle che sono le risorse dei comuni che hanno minori abitanti rispetto a noi. Quindi parlo anche alla classe dei dirigenti, che magari rispetto agli altri comuni è forse un po' troppo elevata, oppure perché no, tocco un tasto dolente ma in senso propositivo, i metodi e criteri di assegnazione delle cosiddette PO. Secondo me bisogna avere coraggio veramente di, in un bilancio di previsione, di azzerare quelle che sono le proprie prospettive di parte e ragionare in termini molto più generali per quanto riguarda la comunità. Un altro argomento che tocco è quello delle case popolari. Diceva giustamente, condivido le perplessità e le preoccupazioni del consigliere Nossa, e spesso siamo in sintonia su questo tema, dicendo che c'è il problema degli sfratti, il problema della gente che non ha le case. E allora forse dobbiamo ripensare i metodi e i criteri di gestione delle alloggi popolari, alla responsabilità di chi le occupa e la loro manutenzione, perché ci sono anche dei furbi a volte all'interno di queste case popolari. Dobbiamo fare delle scelte anche di controllo, andando contro quelle che sono magari delle scelte propagandistiche o comunque clientelari. E oppure un altro argomento che può incidere sul bilancio di una comunità sono i criteri di assegnazione delle case popolari, perché la casa popolare deve essere un momento temporaneo in cui si accompagna un soggetto in difficoltà a rendersi indipendente, autonomo, non deve diventare una rendita passiva. E a volte ci sono persone che magari nel tempo migliorano, hanno delle condizioni economiche diverse e tolgono il diritto a persone che hanno più bisogno, che effettivamente hanno bisogno e che magari, come spesso mi capita di incontrare per motivi professionali, non hanno quella verve, quella forza, o magari sono molto sensibili, quindi un po' dignitosi nel chiedere la casa popolare. Beh, ripensiamo anche a queste cose, sono sicuro che questi ragionamenti, queste prospettive nel tempo incidono su un bilancio di previsione, su un bilancio consuntivo, perché sono tutti risparmi, sono tutte comunque spese che vengono razionalizzate nell'interesse della comunità. E quindi ci aspettavamo dietro i numeri delle strategie, ma invece il timore, e speriamo di essere smentiti, e che restino soltanto dei numeri virtuali, così come poc'anzi ho detto rispetto alle dismissioni e gli oneri di urbanizzazione, che non comprendiamo da dove possono essere reperiti, visto che manca una strategia di sviluppo nel breve periodo, se non nel lungo periodo. Grazie. Grazie consigliere Caponi. Grazie. Capo, mi puoi spegnere, grazie. Chiesto la parola alla consigliera Franciosi, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Intanto volevo scusarmi perché purtroppo io in queste, con le tre commissioni che ci sono stati sul bilancio, per varie ragioni sono riuscita a partecipare a spizzichi e bocconi. Ho trovato però molto utile la registrazione, poter accedere sul portale alle registrazioni, per poter in qualche modo riuscire a sanare qualcuno dei dubbi che comunque me ne permangono, non tanto per questioni legate alle scelte del bilancio, quanto proprio alla materia. Riteniamo che questo bilancio sia un documento fatto bene,
Dal punto di vista normativo è stato fatto in modo corretto. Ogni voce riporta delle cifre più o meno simili alle cifre del consuntivo dell'anno scorso. Semplificando per quanto ci concerne, questo vuol dire che come ce l'abbiamo fatta l'anno scorso, con qualche sacrificio ce la faremo anche quest'anno. Non vorrei ripetermi, però sembra appunto che mantenendo le stesse scelte fatte l'anno scorso anche quest'anno dovremmo riuscire ad arrivare alla fine dell'anno in pari, speriamo. Le condizioni economiche del nostro paese non hanno potuto far altro che mettere i comuni nelle condizioni forse di fare dei bilanci così. Siamo consapevoli del fatto che le scelte in campo economico di quest'anno, così come dell'anno scorso, non sono dettate direttamente dai comuni quanto dalla politica nazionale. A Roma non rispondono, non danno certezze, per cui gli enti locali si trovano a dover gestire quello che hanno e devono farlo nel migliore dei modi. Quindi fare dei bilanci congrui, costellati di numeri, come è giusto che siano, ci trova, come dire, prendiamo atto di queste scelte. Non solo, facciamo un merito all'amministrazione che siamo riusciti a discutere adesso a giugno il bilancio di previsione, nonostante la proroga prevista per settembre. Ci sono altri comuni che appunto sfrutteranno questa proroga e andranno a discutere praticamente un preventivo che altro non sarà che un consuntivo di gestione. Siamo però convinti che dovremmo sicuramente rimettere mano a questo bilancio più avanti. Ci sono troppe variabili ancora in corso in attesa di risposta da parte del governo, la TARES, l'IMU, eccetera. E ripeto che da qui a dicembre dovremo sicuramente mettere nuovamente mano al bilancio per far tornare i conti e saranno, sono convinta, delle modifiche sostanziali. Variazioni che saranno dettate sicuramente da esigenze centrali, non tanto locali, quindi il nostro comune si troverà a doversi riallineare alle scelte che verranno fatte a Roma. Spero però di essere smentita, soprattutto se queste scelte, no? Se il nostro dover variare o riequilibrare il bilancio nel prossimo autunno non sarà spero, un bagno di sangue per i cittadini, ma semplicemente un chiudere il bilancio per come l'avevamo previsto adesso o per come lo prevediamo adesso. Quindi niente da eccepire dal punto di vista formale rispetto a questo bilancio. Ho chiesto a diverse persone che hanno una migliore conoscenza rispetto alla mia di bilanci pubblici e da tutti ho ricevuto la stessa risposta. Formalmente è corretto. Si vede che i nostri dirigenti, e ne prendiamo atto, insieme al loro staff sanno fare bene il loro lavoro. E di questo ne diamo merito. Però c'è un però, perché se no non farei l'intervento. Il punto è che secondo noi questo bilancio non sembra tanto un bilancio di previsione quanto di mantenimento. Non ci sono soldi e va bene, ma sembra che non ci sia neanche provato a fare qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso. Sembra che l'intenzione sia quella di stare un po' sul chi va là. Quello che abbiamo appunto, come dicevo prima, quello che abbiamo fatto a retto, riproponiamolo senza nessuna innovazione. Però badate bene che ho detto sembra, perché niente esclude che qualcosa si sia tentato qualcosa. Noi non c'eravamo durante le riunioni che immagino abbiate fatto, intendo voi della giunta, della maggioranza, i dirigenti. Dicevo, voi magari avete anche ipotizzato di fare qualcosa di diverso, di innovativo, magari lo avete anche fatto. Il punto è che però i vostri sforzi, se ce ne sono stati, non si evincono da queste tabelle. Quello che si evince in seguito ad una lettura fatta da chi non è esattamente del mestiere come da noi è un contenimento, è un mantenimento. Chi insieme a noi ha dato un occhio a questo bilancio ci ha fatto notare quanto sia poco trasparente. Le singole voci non entrano nel merito dell'impegno che sottendono. Questo non vuol dire che non ci sia un impegno, solo che non si capisce. Ed è secondo noi un peccato perché non rende merito al lavoro e all'impegno svolto dagli uffici. Mi è stato consigliato di andare a vedere la relazione previsionale programmatica per il prossimo triennio di un altro comune a noi vicino, Cernusco sul Naviglio. Perché proprio Cernusco?
Sia perché è una realtà vicina alla nostra ed è sicuramente un comune che versa in condizioni economiche migliori delle nostre, seppur ovviamente più piccolo di dimensioni, sia perché, non so se voi lo sapete, ma l'anno scorso è arrivato finalista all'Oscar del bilancio della pubblica amministrazione del 2012, per cui mi sono detta perché non andare a vedere come fanno chi vince o chi arriva in finale a questo tipo di competizioni. E inviterei tutti voi a farlo e a prendere visione di quella relazione dettagliata e sul loro sito. È un file zip, il file è diviso in tre sezioni diverse. Ogni singola cifra, ogni nota viene relazionata in maniera dettagliata. Dietro ad ogni manovra economica c'è un impegno preciso da parte della Giunta e c'è una relazione dettagliata ed una ragione per la quale è stata fatta quella scelta ed è comprensibile soprattutto a chiunque. Noi certe risposte che io ho letto, cioè certe cose che io ho letto in quella relazione sono risposte che ho sentito in commissione, per cui sono cose che se non avessero chiesto, perché io non c'ero, però se non avessero chiesto non avremmo saputo. Informazioni in più che secondo me sono fondamentali per poter capire il bilancio, che è uno dei documenti, a mio avviso, più difficili che fino ad oggi abbiamo trattato, ma questa è una mia opinione. Poi le scelte fatte possono anche essere sempre più o meno discutibili, mi riferisco alle scelte fatte dal Comune di Cernusco, ma è la chiarezza che secondo me è un merito che va riconosciuto a quella relazione scritta. Con questo io non sto dicendo che le stesse cose non verranno realizzate da noi, ma non si capisce, continuo a dirlo, non si capisce, non si riesce a revincere, o forse sono io che sono limitata, ma non si capisce. Perché ad esempio io mi domando come mai i singoli dirigenti delle diverse sezioni non ci hanno presentato assieme a tutta la documentazione una relazioncina scritta, una, due pagine, all'interno della quale dettagliavano come pensano di spendere i soldi da qui alla fine dell'anno. Abbiamo in obiettivo di fare questo tipo di operazioni. Pensiamo di spendere tot, speriamo di avere quei soldi per poter realizzare. Dico i dirigenti, ma potrebbero essere stati semplicemente gli assessori a fare questo tipo di operazione. Non tanto a conferirlo al Consiglio Comunale, ma proprio fare una relazione scritta. Giusto per avere più o meno un'idea dal punto di vista politico e dal punto di vista dirigenziale di come verranno investiti i nostri soldi. Sarebbe stato interessante vedere all'atto pratico come di ognuno di voi, per voi intendo i dirigenti, intende lavorare quest'anno nonostante le ristrettezze economiche. Entrando nel merito dei numeri, vorremmo soltanto fare un paio di riflessioni, sono proprio semplicemente delle riflessioni. La prima riguarda la spesa interna, a parte andare a riuscire a ricostruire quanto spendiamo di personale, perché è separato in diverse voci, per cui diventa complicato, io ho guardato sul portale le spese che fino ad oggi abbiamo sostenuto per le consulenze esterne e facendo un conto spannometrico siamo siamo arrivati nell'ordine dei 330.000 euro, contando che mancano altri 6 mesi, più o meno, considero che alla fine dell'anno si arriverà a spendere sui 500-600.000 euro, magari no, però spannometricamente potrebbe essere questa la spesa alla fine dell'anno. Noi abbiamo 13 dirigenti e 52 quadri, un po' di PO e un po' di AP. Nonostante ciò e nonostante il fatto, io do per scontato che le persone che lavorano e che hanno l'incarico di dirigente di quadro siano persone altamente qualificate, ci riferiamo a consulenti esterni. Mi domando se questi 330.000 euro finora spesi fossero stati coinvolgiati in corsi di formazione per permettere ai nostri dipendenti di migliorare le loro conoscenze e magari di poter andare a fare andare a sopperire ad una mancanza ed evitare quindi di rivolgersi a un consulente esterno. Sarebbe stato sicuramente una cosa positiva
valorizzare finalmente i nostri dipendenti per quello che fanno e dar loro anche la possibilità di crescere, formarli di più. Per quanto riguarda invece le alienazioni, non è chiaro, a me non è chiaro, come si possa ipotizzare di alienare, se ho capito bene, dal bilancio una cifra pari a circa 2 milioni e 300 mila euro. In un momento come questo, dove il mercato immobiliare è in dubbio che sia fermo, è completamente immobile. O il mercato immobiliare pubblico segue canali diversi dal mercato privato, oppure a me non tornano. Come possiamo pensare di vendere 2 milioni di euro di immobili da qui al dicembre del 2013? Altrettanto non ci sono chiare, ma forse appunto mi sono persa io in commissione, le prestazioni di servizi, la voce prestazioni di servizi a livello della polizia locale. È previsto che vengano spese 113.000 euro in più rispetto all'anno scorso. In realtà sono una cinquantina di migliaia di euro in più. E se ho capito giusto, in commissione avete detto che in parte sono per andare a ricoprire la formazione del personale e per creare un fondo pensionistico per il personale. Ma quello che io avevo capito quando abbiamo tagliato il quarto turno non era solo il taglio del quarto turno, non era solo previsto per sbloccare delle risorse umane per poterle utilizzare durante il giorno a modi vigile di quartiere, ma anche per spendere meno e quei soldi riconvogliarli appunto nella formazione. Beh, scuotete la testa, ho capito male, mi fa piacere. Ho capito male io, comunque non... vabbè. L'ultima riflessione riguarda la voce relativa ai trasporti pubblici. Ci domandiamo perché, a fronte del fatto che non ci sia ancora una convenzione tra il nostro comune e il comune di Milano, vengano comunque messi a bilancio 751.000 euro. In base a che cosa continuiamo a spendere questi soldi, non essendoci appunto un contratto? Dicevo, le mie vogliono essere semplicemente delle riflessioni. Questo è il primo bilancio di previsione che ci troviamo a valutare. Non nego la difficoltà che abbiamo incontrato nell'analisi di questi documenti. Speriamo di riuscire a essere più presenti e più dettagliati quando ci sarà da discutere le variazioni e il consuntivo dell'anno prossimo. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Invito i consiglieri di prenotarsi per intervenire. Ha chiesto la parola la consigliera Pietro. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Io farò, credo, un intervento molto breve. Ammetto subito in partenza, come ha ammesso anche altra gente, una mia grossissima ignoranza e quindi una grossa fatica a comprendere una serie di cose presenti nel bilancio e anche una, questa è la mia prima esperienza in un bilancio di amministrazione di un comune e quindi immagino anche la fatica che hanno fatto le altre persone. Devo dire che mi è piaciuto molto l'intervento che ha appena terminato della collega Franciosi, anche perché inizialmente, come ha fatto qualcun altro, però è stato dato anche un nome e cognome a chi ha causato la situazione in cui sono oggi le amministrazioni comunali, che sono prima il governo Berlusconi, poi il governo Monti
e vedremo poi adesso che cosa succederà col governo Letta. Quindi ci sono delle grosse responsabilità, perché la politica economica, comunque in politica economica si fanno delle scelte, e sicuramente io sono dell'avviso che forse anche un'altra economia è possibile, e quindi potevano essere fatte anche scelte diverse. Sulla base di questa situazione, che risulta chiaramente tragica per il nostro comune come per altri comuni, c'è da valutare, io credo, la scelta politica dell'amministrazione comunale. La scelta politica dell'amministrazione comunale, che è quella di, laddove devo tagliare, non taglio però i servizi, non taglio l'educazione, non taglio l'aiuto e i servizi per i disabili. Credo che anche questa sia una scelta politica che va valutata. Io ho sentito anche così delle ricette fantasiose, bellissime: si potrebbe fare di qua, si potrebbe fare di là, si potrebbe avere più coraggio, oppure bilancio fotocopia, però il bilancio non è stato fatto bene, eccetera. Credo che bisogna fare i conti con la realtà. Sono state fatte delle scelte precise che vanno nell'indirizzo dell'equità. Io ho presentato come presidente di commissione il nuovo regolamento sulle rette della mensa, e come ho detto via mail, perché purtroppo sono impegnata a scuola e non posso partecipare alle riunioni, a molti comitati genitori, non solo mi pento, ma lo trovo giusto ed equo. Lo trovo giusto ed equo perché sono aumentate le fasce ISE. Immagino che chi è nella fascia più alta e prima pagava molto meno si risenta, ma io sono sempre stata per la patrimoniale, quindi ritengo che chi ha di più deve pagare di più. Guardando le mail che mi arrivano, facendo parte del circuito dei coordinamenti genitori docenti, devo dire che su alcune cose c'è stata molta confusione, c'è stato anche un bel polverone. Sono tranquilla e non mi pento, anche perché, come abbiamo detto chiaramente, è una sperimentazione biennale con un tavolo che si è aperto e che continuerà, che farà un monitoraggio di ciò che accade con un dialogo continuo. Quindi personalmente ritengo che forse prima bisogna guardare che cosa succede nella realtà, capire dove sono le difficoltà e poi valutare insieme ai fruitori come sta avvenendo, perché questo è il sistema che è stato scelto. E vorrei far notare, è stato scelto non su una richiesta partita giustamente dalla base, è stato programmato tempo fa e richiesta la presenza dei comitati genitori per questo problema e per altri problemi dall'assessore Perego, in anticipo su questo. Quindi su questo non è che direi che è un modo di far politica, come le famose riunioni congiunte. Adesso non è che nessuno a me è venuto a dire: guarda Gio, attenzione, c'è la riunione congiunta. Io poi, sempre per i miei impegni scolastici, non ho potuto partecipare, ma era pubblicizzata la riunione con la giunta. C'erano dei manifesti, c'era sul portale, eccetera. Io ho notato che spesso qualcuno che siede dall'altra parte non viene a delle iniziative che ci sono sul territorio. Io appena posso, e me possono essere testimoni, vado perché sono interessata. E sto ancora ragionando su alcune cose perché mi sono interessate realmente. Ecco, io direi che una maggior partecipazione avrebbe fatto scoprire, per esempio, domenica, che a fronte di un taglio che sicuramente è pesante, che sicuramente ci dispiace dover andare a Cinisello a vedere il cinema all'aperto, che il cinema all'aperto era una tradizione di Sesto, ma in... Sì, l'ha detto Noss, ma ci arrivo, fino qua ci arrivo. Sto facendo un discorso generale, sono abituata a parlare con tutti i presenti, non solo contro. Sì, vado tranquilla, sicuramente sono tranquilla. Ecco,
Però sul territorio, a causa di queste ristrettezze, stanno accadendo delle cose importanti. Domenica c'è stato, per esempio, Microbook e altre iniziative stimolate proprio da una ricerca che l'assessorato della cultura sta facendo e un incontro con cittadini, col territorio, che stanno tirando fuori idee, energie, cose e riuscendo a fare degli eventi piccoli e grandi con una partecipazione diretta dei cittadini e delle cittadine di Sesto. Quindi credo che anche su questo è una modalità di far politica che però ha del coraggio, che non è che dice faccio una cosa, mantengo quello che c'è e pazienza. C'è anche una grossa ricerca, soprattutto per quei settori che non sono superflui, perché figurarsi se io penso che la cultura sia superflua, ma per quei settori che nel momento in cui devi scegliere, purtroppo il taglio lo fai lì perché ci sono cose più importanti a cui non puoi rinunciare, che stanno però creando anche un sentore a livello cittadino di partecipazione, quasi di risveglio di creatività, che io trovo fantastico. E sul risveglio della creatività c'è un punto che a me interessa molto, che tra l'altro ha toccato anche il consigliere Caponi, ma che io avevo deciso di parlarne questa sera. Ed è proprio il punto, un punto che a me sta molto a cuore, un po' perché ho una serie di cittadini e cittadine che me ne chiedono, anche la settimana scorsa mi è stato chiesto ragione di questo, perché amo particolarmente quel posto ed è sicuramente la casa di vacanze Salvatore Allende. La casa di vacanze Salvatore Allende, io credo, e questo io faccio un invito davvero al sindaco, alla giunta, ma a tutto il consiglio comunale, ragioniamoci, vorrei farlo anche nella mia commissione, ragioniamoci insieme e rilanciamolo. È un patrimonio incredibile che secondo me ha una potenzialità enorme e che va assolutamente rilanciata. Proprio prendendo, perché a me è capitato anche quest'estate, dopo essere stata a fare una visita a Bibbona, ritrovarmi a Sesto con della gente che aveva passato le vacanze lì, anche il territorio, anche i cittadini e le cittadine, anche delle associazioni del territorio hanno idee per rilanciare questa nostra casa delle vacanze. Ecco, io credo che questo è uno, io prendo questo punto, indubbiamente ce ne sono altri. È un punto su cui sia giusto, necessario lavorare. Io me lo piglio come impegno e spero anche di avere la terza commissione impegnata su questo, perché credo che Bibbona intanto dovrebbe essere una voce un po' più alta del bilancio e dovremmo ragionarci su come farla diventare. E poi è un grosso patrimonio che va conservato e tenuto caro, perché è un patrimonio dei cittadini e delle cittadine di Sesto. Grazie. Grazie alla consigliera Pietro. Lascio aperto ancora un minuto, tempo di prenotarsi. Prego. Non ci sono prenotazioni. Posso dire un giorno che parla di Erzì? Chiese la parola il consigliere Foggetto. Ne ha facoltà, prego. Allora, ho 35 minuti lo dico per tutti, non andrò a utilizzarli tutti. Spero di non dilungarmi, di non essere eccessivamente confuso.
e non essere eccessivamente confuso per un momento così, così delicato e così spesso. Mi sarebbe piaciuto più scrivere un intervento che qualcun altro avesse potuto leggere, ma purtroppo per voi in questo momento ci sono io qui davanti. Allora, per iniziare io volevo fare una sorta di cappello introduttivo iniziale parlando di quello che sta al di sopra di noi, quello che ci arriva dal nazionale. E lo voglio fare, tra l'altro, perché ieri sono state fatte delle allusioni rispetto all'ultima revisione, e tra l'altro mi permetto di rubarmi qualche secondo dicendo che è vero che il consigliere Romagnello molto spesso risulta provocatorio, però se è vero come è vero che né io né Romagnello abbiamo niente da insegnare a nessuno, è possibile che sia io che Romagnello abbiamo da imparare qualcosa, e quindi mi chiedo di spiegarmi dove sta la sottile linea tra una relazione di commissione e un intervento politico, perché io evidentemente ieri sera mi sono perso qualche passaggio. Comunque ieri sera nella relazione di minoranza si diceva che è vero che non è stata toccata la pressione fiscale in questo momento rispetto all'IMU e rispetto a tante altre cose, ma perché si era già salassata la cittadinanza in fase di revisione. Bene, io trovo una certa differenza tra parlare di salasso e parlare di salasso arbitrario e parlare di esigenza dovuta perché ci cade qualcosa dall'alto. Purtroppo questa esigenza arriva dal fatto che negli ultimi 10 anni sono vittime le amministrazioni comunali di governi che non fanno altro che tagliare le entrate verso i comuni e che in generale non hanno evidentemente a cuore l'obiettivo che dovrebbe essere quello dei vari governi, cioè quello di pensare al bene dei cittadini. Quando la scorsa settimana ero in Brasile, ho avuto la fortuna di incontrare, di parlare con il presidente Lula. Lui mi ha raccontato proprio questo, parlando, non cito un virgolettato, mi ha detto io quando parlavo con i vari sindaci di tutto il Brasile non chiedevo di quale parte politica essi fossero, perché io in questo sindaco non vedevo un politico, ma vedevo i cittadini che lo avevano votato, che non lo avevano votato, ma che comunque erano rappresentati da lui. Questa cosa, questo almeno si può dire che lo stanno facendo anche gli ultimi tre governi in Italia. Si sta tagliando a prescindere, senza guardare parte politica di destra, di sinistra, di centro, di sopra o di sotto. Quindi siamo passati da un governo che, passatemi il termine, di feste goderecce quantomeno. Tra l'altro un piccolo aneddoto, quando ero piccolo ho chiesto a mia madre cosa volesse dire goderecce, mi ha detto feste dove si mangia tanto. Io non so se per mangiare tanto si finisce interdetti dagli uffici pubblici o 7 anni di carcere, non lo so, però ognuno ha il suo modo di vedere i termini. Siamo passati da questo governo che diceva che non siamo in crisi, la crisi non esiste in Italia, dov'è la crisi? Non lo so, e dicevano addirittura che c'erano tutti i ristoranti pieni, probabilmente parlavano dell'Opera San Francesco o del pane quotidiano in Viale Monza, non credo che loro frequentino, ma evidentemente avevano visto quel tipo di clientela purtroppo. Siamo passati da questo governo ad un altro che è stato quello dell'anno scorso, da quelli che ci dicevano la crisi non c'è a quelli che ci dicevano la crisi c'è, quindi stai zitto, prendi e paga. Da qui sono arrivate quelle scelte scellerate, però loro erano tecnici, quindi sapevano quello che facevano, evidentemente siamo noi stupidi che non capiamo, quelle scelte scellerate che tra l'altro, tra le altre cose, si possono sintetizzare nella TARES. Cosa succede oggi? Abbiamo un nuovo governo che forse mi spaventa allo stesso modo degli ultimi due, se non di più. Per quale motivo? Semplicemente perché è il primo governo che non ha
con buona pace di Selle del Movimento 5 Stelle, che non ha opposizione se non all'interno di se stesso. Non a caso ieri, per come la vedo io, per come la vedono forse in tanti e in troppi, Letta non è stato a colloquio con Berlusconi per dirgli: questo è successo, adesso capiamo che cosa, come andare avanti, cioè adesso mettiamo in chiaro, nero su bianco, delle cose. C'è stato un po' una sorta di, e mo Silvio, che cosa facciamo? Questo è un po' come l'ho letta io, a me è sembrato molto in questo modo. Per questo motivo, quando in fase di revisione ci siamo trovati a dover trovare delle entrate economiche che non avevamo, in che modo si poteva arrivare a fare questo? Si poteva arrivare a fare questo solo attraverso un salasso, tra virgolette, non voglio chiamarlo così, però in fase di revisione si è dovuta alzare l'aliquota IMU. Questa però io non la chiamo salasso, preferisco chiamarla esigenza. Peraltro ci tengo a dire che quando si dice che non abbiamo toccato la pressione fiscale, ci tengo a dire che inizialmente l'idea della federazione a sinistra, del partito che rappresento, della federazione che rappresento, era quella di: questo poco ci importa relativamente, perché se davvero c'è ancora qualcuno che ha più degli altri e che paga quanto gli altri, forse su quelli la pressione fiscale si potrebbe ancora relativamente ritoccare. Non è stato necessario neanche questo in questo momento, perché grazie a quello che era già stato fatto e grazie a buone manovre di questa giunta, di questo assessorato e dei suoi uffici, siamo riusciti a non doverlo fare per forza. Niente, arrivando quindi alla politica locale, al bilancio locale, di che cosa possiamo parlare? Necessariamente in questo momento bisogna arrivare a parlare della TARES. Per parlare della TARES io mi permetto un altro piccolo aneddoto della mia vita. Qualche anno fa lavoravo in una pizzeria, una decina d'anni fa ormai, ho lavorato in una pizzeria per 2 anni e mezzo, quasi 3. Poi ho dovuto lasciare perché ho trovato altri lavori, ho lasciato, ma il pallino del ritornare, del comprarmi quel posticino piccolo che era la... faccio pubblicità a qualcosa che non esiste più, la piccola Rodi, questa piccola pizzeria che stava nella zona di Sesto FS, ce l'ho sempre avuto. Fortunatamente, visto che mi si aprono 1000 strade, sono tutte una più disastrata dell'altra, riguardo il mio futuro, io grazie a Monti e grazie alla TARES posso depennare almeno questa cosa, perché quando abbiamo visto, quando si è scaricato su internet, quando si è visto in altri modi, le formule della TARES, per come ci sono arrivate direttamente e tra virgolette consigliate dal governo e dallo Stato, niente, ho visto dei dati che erano al limite dell'aberrante. Le pizzerie, i piccoli negozi come potrebbero essere le pizzerie, si parla spesso anche dei fioristi, hanno un aumento della TARES rispetto alla TARSU che è qualcosa, l'ho usato prima il termine, ma che è qualcosa di aberrante. Qui però si torna al discorso dell'equità fiscale, ed effettivamente c'è stata un'equità fiscale nella TARES, perché per chi paga di meno, cioè per chi paga di più, piccole pizzerie, fioristi, piccoli negozi, c'è chi paga di meno, le banche, e che evidentemente è vero, se è vero come è vero quello che è stato detto ieri, che la direttiva europea è che effettivamente chi fa più rifiuti, chi produce più rifiuti, di sicuro una pizzeria che non una banca, per di più la direttiva europea diceva che dobbiamo fare in modo di arrivare ad avere meno rifiuti, non lo so, però l'ottica che probabilmente arrivava dall'Europa era quella di cercare di puntare di più sullo smaltimento, su un miglior metodo di smaltimento, sul riciclo e su altri metodi più puliti. I tecnici, quelli che dicevo prima, che evidentemente ne sanno più di me, hanno pensato di fare altra cosa. Se c'è una famiglia da 6 persone in un monolocale, quelli devono pagare. Se c'è una famiglia che evidentemente è un attimino più abbiente, può stare in 2 in un quadrilocale, quello di sicuro è da tassare
un poco di meno, poi tantomeno le banche, che evidentemente con il periodo che stiamo vivendo, le banche sono in un periodo di grosso crisi e da qualcuno dobbiamo anche aiutarle. Quindi, cosa decidiamo di fare qui a Sesto per la Tares? Decidiamo di proporzionarla tra un 60 e 40 tra famiglie e ambiti non familiari, scusatemi, non mi, ed esercizi pubblici. Aiuto. Niente, questo con quale risultato? Chiedo scusa, lo dicevo, io non sono bravo a fare a ring come tanti altri consiglieri comunali in questa sede, sono molto più disordinato e distratto. Qual è il risultato di questa decisione del 60 e 40 rispetto alle famiglie e agli esercizi pubblici? Che guardando un po' i dati che arrivano dalle città che ci stanno intorno, e io in questo momento mi vengono in mente solo quelli di Bresso che io non riesco sinceramente a comprendere, sono eccessivamente alti, e quelli di Cinisello, dove molte famiglie risultano arrivare a pagare molto più di quanto possano pagare quelle se stesi. Niente, mi chiedo, plaudo a questa decisione presa. E niente, poi provo a lanciare un'altra cosa, lo lancio semplicemente come titolo. Ieri sera è stato detto nella relazione iniziale, è stato detto che 1,6% rispetto all'8% di indebitamento del comune. Questo potrebbe essere semplicemente un titolo. Io questo sono contento di poter dire che non è solo un plauso da fare a questa amministrazione comunale, ma anche da fare a questa giunta in particolare, ma anche da fare a quella che c'è stata precedentemente, che ricordiamo solo per dire quanto fosse sporca, brutta e cattiva. Sulle farmacie ho paura di non sparare sulla Croce Rossa, ma di buttarmi la zappa sui piedi, però io ci tengo un attimino a dire che qualche tempo fa abbiamo votato il bilancio. Noi abbiamo votato favorevolmente, noi ci siamo presi la responsabilità di quel voto. Poco dopo, qui fuori e per strada, mi è stato chiesto in che modo, perché in quel momento mi sembrava giusto anche dare fiducia a quel CDA che ha preso in mano una situazione che era in crisi, una situazione che era nera, e ha provato a metterci la faccia per recuperare. C'è riuscita? Non c'è riuscita? Sinceramente, visto come è andata ieri, di sicuro non c'è riuscita. Dire se ha fatto bene o se ha fatto male, se ha provato a fare bene, io ho paura che si rischi di fare, mi viene in mente una metafora di quando studiavo storia all'università, come mi aveva detto il mio professore per quanto riguarda il comunismo, guarda caso, si rischia di buttare il bambino con l'acqua sporca. Siccome a me i bambini piacciono molto, mi diverto con loro, sia che siano comunisti, sia che siano farmacisti, se poi sono farmacisti e comunisti può essere anche più divertente, io ci tengo a dire che mi dispiace sparare sulla Croce Rossa, che sia in retromarcia o come sia, mi dispiace e dico, mi prendo la responsabilità del voto fatto all'epoca e mi prendo la responsabilità di questa affermazione adesso. Riguardo questo bilancio, un punto su cui inizialmente avevamo un attimino torto il naso come federazione della sinistra era quello inizialmente delle alienazioni, perché io sinceramente, questo errore mio, in commissione mi ero perso un passaggio, avevo capito che non si parlasse di una serie di appartamenti sparsi per l'edilizia privata, ma di un'intera palazzina di appartamenti pubblici. Siccome noi facciamo molto fatica a pensare di rilasciare patrimonio pubblico, mi sono informato un po' meglio ed effettivamente la cosa non era così, si tratta di appartamenti che stanno all'interno di palazzine private, appartamenti pubblici che stanno all'interno di palazzine private e che sono quindi evidentemente di difficile gestione. Cosa chiediamo? E quindi siamo d'accordo sulla possibile alienazione, perché poi appunto, come si ricordava prima, le alienazioni sono cose che ci possono essere o meno.
Cosa chiediamo in cambio di questo? E lo chiedo, credo e spero che sia contento anche l'assessore Cagliani di questa richiesta, che le entrate di queste alienazioni, le eventuali entrate di queste alienazioni siano utilizzate per quanto riguarda politiche sulla casa. Sappiamo che evidentemente per giochi di bilancio le entrate che arrivano da queste alienazioni sono da utilizzare in altre opere che hanno a che fare con l'edilizia pubblica. Però ci chiediamo se chi è più bravo di me a spiegare queste cose, chi ne capisce più di me, se ci sono le possibilità di utilizzare quei fondi che si poteva pensare che vengono a liberarsi con l'arrivo delle eventuali entrate di alienazioni, se si possono utilizzare per politiche sulla casa, quali possono essere un fondo di sicurezza per chi affitta le case a canone concordato, il canone concordato e altri progetti come poteva essere quello il progetto locale, un incentivo a queste cose. Spero che possa essere utile anche per... Tra l'altro su questa cosa delle case, dell'edilizia pubblica, delle case popolari, ci tengo a dire, per rispondere un attimino al consigliere Caponi, che è vero che ci sono, ma in Germania dicono che se metti due italiani di fronte a uno sportello si creano tre file. È vero, è molto probabile, è probabile che ci siano dei furboni nelle case popolari di Sesto, ma come sa la consigliera Titta Ferrante, che partecipò all'epoca alla commissione alla commissione della GIO, ci sono tanti furboni che sono tutelati, incredibilmente tutelati, da una legge regionale che, correggetemi se sbaglio, che è ai limiti del terrificante, gente che può avere una casa popolare qui a Sesto e che a 70 km da qui ha una casa in stile berlusconiano. Questo diventa una cosa ridicola. L'ultimo, chiedo scusa, non ammorberò più ma ho quasi finito comunque, per rassicurare tutti. Con altri aneddoti della mia vita, la settimana scorsa, l'ho già detto, due settimane fa, una settimana e mezzo fa, ero in Brasile, in rappresentanza di questo comune. Io ringrazio questo comune per quello che riesce a fare, anche per tutto quello che ha a che fare non solo con la cittadinanza e con l'ambiente, con la località se stesse, ma anche per quello che riguarda tutto ciò che arriva da fuori. E per questo, visto che prima si facevano applausi a tante cose, volevo anch'io fare un plauso alla proposta di cittadinanza, che è stato qualcosa per me, a mio parere, qualcosa di grandioso, e vorrei ricordare quel progetto bello, incredibilmente bello, io ci lavoro da un'altra parte su questa cosa, in un altro comune, che è l'accoglienza sestese, l'accoglienza sestese dei bambini Sahrawi. Io non ci lavoro in questa accoglienza sestese, però è qualcosa che continua a rimanermi a cuore. Per concludere questo mio intervento, che è durato molto più di quanto mi sarei aspettato, ma di sicuro molto meno dei 35 minuti che mi erano concessi, vorrei provare a lanciare un barlume di speranza in questo cielo nero che ho paventato all'inizio, per cui è possibile, come si diceva anche ieri, è possibile che ci debbano essere delle revisioni di questo bilancio in futuro, probabilmente a settembre, prima della... non lo so, io mi permetto di dire che laddove ci dovessero essere dei cambi o in positivo o in negativo, io chiedo che ci siano almeno tre punti sui quali si possa cercare o di non tagliare o addirittura, laddove la cosa fosse in positivo, addirittura di aumentare, che sono i giovani, mi viene in mente perché non puntare sui giovani, pensando alla storia, al patrimonio storico, parlo proprio di storia della città di Sesto, e lo dico anche pensando che in questo momento, poco tempo fa, se n'è andata una che era la più grande senatrice di Sesto San Giovanni
riguardo questo argomento, è che lei sempre ha puntato sul coniugare storia di Sesto e il futuro di Sesto, che sono i giovani. Io spero che anche puntando sul patrimonio storico di Sesto si possa lavorare bene con i giovani in futuro. Quindi laddove ci fossero delle evidenti possibilità di revisionare in positivo questa cosa, chiedo si possa fare. Altro punto, logicamente, sono i servizi sociali, che in un periodo di crisi di questo tipo non possono che essere incentivati per aiutare le persone che si trovano in situazioni di indigenza e per aiutare, come si sta cercando di fare, tanti ad uscire dalla situazione di indigenza. Ultima cosa è il verde, per cui sì, mi viene da chiedermi come si può chiedere, sperare di avere campi, prati e praterie se non riusciamo ad averli al meglio. Quindi anche questo è un punto che sul quale, in caso di possibile revisione in positivo, vorrei che si puntasse. Ho finito, ci ho messo 21 minuti e 06, fin troppo. Grazie mille. Grazie al consigliere Poggetta, che sicuramente lei è bravo come gli altri. Prego di prenotarsi per altri interventi. Grazie. Sollecito ancora. Se non ci sono più interventi, decidiamo se fare replicare l'amministrazione stasera o domani, come è previsto. Sì. Vabbè, ancora un minuto per poter intervenire. Quindi a questo punto dichiaro chiusa la discussione e il consiglio è chiuso. Buonasera e ci vediamo domani sera. Grazie a tutti.